per esempio tu ragioni sul rapporto tra due individui ugualmente liberi e che hanno tra loro rapporti di scambio. Qual è la soluzione giusta? Ovviamente tu, partendo così, parti da enti puramente logici, perché non ci sono gli individui che hanno rapporti di scambio, ma c'è per esempio il proletario e c'è il capitalista, no? C'è il bianco e c'è il nero. E queste sono differenze fondamentali perché definiscono in modo diverso la situazione di ognuno. Ma tu prescindi da questo, parti dagli individui che liberamente scambiano e costruisci una serie di regole. Queste regole poi dovrai applicarle nel reale. Per esempio, lui ruba qualcosa, te lo portano i carabinieri, te lo portano, tu devi giudicare, applicando la legge ricavata da quel discorso a quel caso concreto. Questo è paradossale, perché tu hai elaborato un bellissimo castello sulla base di enti puramente logici, poi ti poni il problema di applicarlo a lui, cioè a una situazione determinata, definita, no? E allora succede il fatto della piena incertezza, perché in realtà hai cambiato terreno. C'è giurisprudenza. Infatti, no, è molto interessante, no? Il problema del rapporto tra diritto depositato nell'elaborazione giuridica e il diritto della tradizione giuridica. Questo è un problema. Per forza, perché una è la mera elaborazione speculativa e l'altra è un deposito di esperienze. E non c'è un legame tra loro due, ma questo esattamente perché quell'elaborazione speculativa non è l'elaborazione delle regole di svolgimento dei fatti reali, ma è la sostituzione dell'ente logico al fatto reale. E per questo anche la stessa giurisprudenza ha bisogno di valutare poi le circostanze, ovviamente. E chiaro, valutare le circostanze, la giustizia che è ben detto. Valutare le circostanze è esattamente mettere in mutande la giustizia, perché significa mostrare che il punto di partenza, guarda un po', come prescindeva dalle circostanze, cioè dall'uomo reale, no? Allora, appunto, il problema è chiaro, come lo pone Marx lì il problema? Ah beh, no, ecco, adesso dimentichiamo un altro elemento. Ecco, se teniamo presente appunto questo ritradursi in termini di pura ragione della tradizione religiosa, per cui la legge di Dio poi diventa la legge dello Stato, eccetera, eccetera. Però accanto a questo c'è un'altra linea di ragionamento che spesso si fa ruotare intorno a Rousseau, la quale tende al contrario a porre il problema della legge, del diritto, dei rapporti politici, come dire, partendo da uno stacco radicale tra l'uomo di natura e l'uomo sociale. Cioè Rousseau dice in sostanza questo, no? Entrando in società, non è vero che io mantengo dei diritti naturali, io perdo tutto, do tutto alla società, ma siccome tutti perdono tutto, allora ecco che c'è un gioco di dare e avere, ma questo gioco di dare e avere è tutto interno alla società, e allora ecco che il diritto, il ragionamento politico è tutto fondato proprio sulla società, sulla realtà politica e non su questa astrazione individuo naturale. Per cui il massimo della mia libertà sta proprio nel riconoscermi pienamente finito come essere naturale nel mondo sociale, ma appunto in una situazione in cui tutti hanno perso i diritti naturali e tutti hanno solo i diritti che vengono dalla società, dal nesso sociale, eccetera. E questa linea, che ripeto spesso viene fatta risalire a Rousseau, è stata indicata
come la linea democratica in contrapposizione alla linea liberal-democratica, l'altra, quella della traduzione logica del rapporto religioso, che si fa ruotare fondamentalmente su Locke e su Kant. Qua c'è il piccolo particolare che Kant era un grande saltatore di Rousseau, per quello tutto si mescola, però insomma, grosso modo, teniamo presente questo, le due linee possono essere la liberal-democratica, è quella che parte dall'individuo astratto, cioè l'individuo di natura, non vuol dire l'individuo che esiste nella storia, ma di questo fantomatico momento naturale preistorico, che ragiona su questo. L'altra invece che risolve l'uomo nel rapporto sociale. Questa seconda linea, la democratica e non liberal-democratica, di solito la si fa terminare con Lenin, cioè i tre personaggi sono Rousseau, Marx e Lenin. Nel tema del Soviet ci sarebbe il coronamento, no, in questo senso, del diritto tutto quanto interno alla società e che quindi si esprime in un organismo di democrazia diretta del cittadino, in sostanza. No? È interessante anche che, intendendo la linea Rousseau-Marx-Lenin in questo modo, è chiaro che gli autori che si riconoscono nella tradizione liberal-democratica intendono questa seconda linea come totalitaria, per cui Rousseau sarebbe all'inizio del totalitarismo moderno, sarebbe il padre di Lenin, il padre di Marx, e ci sarebbe appunto questo senso totalitario della società che toglie un diritto naturale. Vogliamo un attimo chiacchierare di queste cose prima di affrontare altri aspetti? No, qua era la faccenda, però la chiesa per confermare il miracolo, va bene, sarebbe un sistema escamotace moderno di quello del frate che spezza l'ostia e esce fuori il sangue, però la Chiesa per confermare i miracoli si rivolge alla scienza. Che è appunto contraddittorio. Infatti, come abbiamo visto ultimamente, la Sacra Sindone diceva hanno mandato quattro pezzetti di stoffa, quattro istituti. Però queste sono banalità televisive. banalità che no, però. Banalità nel senso che tu capisci perfettamente che se fai parte dell'equipe di scienziati che dimostra che la Sacra Sindone è vera, tu fai carriera immediatamente, hai contratti formidabili, i tuoi libri vengono pubblicati. Se pare poco. Voglio dire che non hanno nessuna importanza. Sul piano teorico. Con gli brogli della Cesare. Oh, però la Chiesa appunto fa questa si rivolge alla scienza comunque. Per confermare i miracoli. No, si rivolge a degli studiosi che hanno bisogno della Chiesa per far capire. Abbiamo stabilito, lo stabiliamo, sì, è questo. No, quello che è interessante è riferendo a. Ti ricordi quel libro di Zanicchi, questo brano? Zanicchi, no? Il quale ha detto una cosa importante, no? La scienza non contrasta minimamente con l'idea di un costruttore dell'universo. No? Sì. E che è bellissimo perché è vero, solo che nella religione cristiana.